Ma è vero che esistono profumi che possono dare fastidio? Ebbene sì, dopo la sigla. Rieccoci col secondo video della giornata. Lo stavo girando prima, ho parlato per 20 minuti quando mi sono accorta che la videocamera non era partita, quindi ero qui che parlavo da sola, così. Alle mie tende, vabbè, rifacciamo tutto, che rifare tutto non fa mai male. Allora, avviso subito che sarà un video lungo, eh? Quindi, cara Mariella, sorella mia, sarà un video interminabile, quindi non lo guarderai. Ti avviso subito. E mia sorella mi ha detto che mi segue, però a volte mi dice: fai dei video un po' troppo lunghini. Ha ragione, però insomma, se io devo parlare di più cose mi serve un po' di tempo, insomma. Allora, oggi parliamo di profumi che possono dare fastidio. E questo è un argomento che volevo affrontare già da un po' di tempo. Poi mi sembra un'idea carina, un'idea che magari io non lo so se qualcun'altra mia collega, diciamo così, l'aveva mai fatto, però a me piaceva l'idea di parlare anche non solo di profumi che adoriamo, che vengono adorati dal mondo intero, parliamo anche di note che possono dar fastidio, perché esistono, no? Per esempio, io ho tre fragranze che non sopporto, proprio non le posso, sono quattro a dire il vero, adesso se ne è aggiunta un'altra. Il mio profumo proprio che non vorrò mai, se lo ricevessi in regalo lo venderei o lo regalerei, è Hypnotic Poison di Dior, perché proprio mi stomaca, mi nausea, questa mandorla dolce, super stucchevole, troppo 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 opprimente, lo trovo quasi dozzinale, mi ricorda quasi una lacca per capelli alla mandorla da 3 euro dai cinesi, cioè per dire, proprio un profumo che non sopporto. Così come non sopporto la Vie Belle, perché questi dolcioni fruttati misti a boh, patchouli, vaniglie varie, non mi piace. Non mi piace Coco Mademoiselle, mi dispiace, ma non entra proprio nelle mie corde. E ultimamente ho avuto modo di sentire un profumo che proprio non tollero, che è il Celeberrimo Baccarat Rouge, proprio su di me. Mi ricorda i medicinali scaduti, quindi potete immaginare, no? Il medicinale scaduto, tutto ciò che è scaduto non è buono da annusare, figuriamoci una fragranza. Quindi parliamo delle note che possono dare fastidio, secondo il mio punto di vista. Allora, ovviamente io non ho profumi che danno fastidio a me, perché se mi danno fastidio vuol dire che non li ho mai acquistati, però vi parlo delle note, di profumi che posseggo, che amo, che però possono dare fastidio, spero di essermi spiegato. Partiamo con la nota della tuberosa. La nota della tuberosa è una nota che o la si ama o la si odia, perché tutti conosciamo questa tuberosa, questo fiore così misterioso, notturno, carnale, molto sensuale, molto ipnotico, che però va innanzitutto ben dosato. E va un pochino conosciuto. Io 2 anni fa ero in fissa con la tuberosa, volevo tutte le tuberose del mondo e quando ho iniziato a conoscere meglio la tuberosa ho imparato a dosarla e a eliminare quelle che proprio non facevano per me. Per esempio, ho tenuto alcune tuberose che mi piacciono molto. La prima, vabbè, Fracas o Fracà, io preferisco chiamarlo Fracas di Piguet. È una tuberosa storica, tuberosa super persistente, nonostante dopo la sua riformulazione la persistenza lasci un po' a desiderare, mi dicono gli esperti, eh. Io non ho mai avuto il vintage, questa mi sembra già abbastanza persistente e tenace, quindi mi va benissimo. Questa l'ho tenuta perché comunque è una bella tuberosa carnale e anche un po' lattiginosa, cremosa, che sono le tuberose che piacciono a me. Il tipo di tuberosa che proprio non tollero è la tuberosa verde, quella che mi sa di fiore appena sbocciato, mescolato a questa erba secca verde. Proprio non sopporto quel tipo di tuberosa che me la rende al naso acida.
Un'altra tuberosa che mi piace tantissimo è ovviamente l'Inter di la Eau de Parfum Intense. Io ho il 30 ml che mi durerà 20 anni perché comunque ne basta veramente uno spruzzo, boccetta stupenda, tutta nera. Questa è una tuberosa speziata, opulenta, un po' balsamica, un po' fumosa, che mi piace tanto usare di sera. Io quasi tutti i profumi che adoro di più sono quelli che preferisco usare la sera. Per il giorno uso cose un pochino più leggere. Un'altra tuberosa che ho tenuto perché la trovo veramente una tuberosa fantastica ed è questa Lady Tuberose di Amoresque. Amoresque è una fragranza di nicchia, l'ho usata abbastanza, come si può vedere. È una tuberosa molto elaborata, contiene un sacco di note. Ovviamente io in questo video non vi sto a parlare di tutte le note che ci sono in queste fragranze, se no andiamo avanti fino a dopodomani e sarà già lungo così. Fragranza con la tuberosa che fa da protagonista, dolce, cremosa, floreale. Ci sento altre note non meglio definite, però non, come dicevo, non vi vado a leggere le note. Io adoro gli Amoresque, quindi questa fragranza che fa parte della mia collezione top. È una delle mie fragranze preferite che ho salvato fra le mie tuberose. Ne ho ancora una che vorrei vendere, che è quella di Bulgari, Tuberose Mystique. Se vi interessa, contattatemi e io vi faccio una proposta che non potete rifiutare. Allora, cosa può dare fastidio fra le altre fragranze? Il patchouli. Il patchouli è una nota che ho amato e ho odiato perché quando ero molto molto ragazzina, giovane, diciamo tra i 10 e i 15 anni, andava molto di moda usare il patchouli, quello proprio nella boccettina, l'estratto. Tra l'altro forse mia sorella lo usava, Mari se lo usavi scrivimelo qui sotto. E quello era un patchouli che mi piaceva perché sapeva proprio di Oriente, di India, di viaggi esotici, mi faceva fare dei viaggi, proprio dei trip mentali pazzeschi, questo patchouli. Invece i patchouli che si trovano un po' ovunque nelle fragranze, perché sono un po' dei prezzemolini, a piccole dosi qui e a piccole dosi là, il patchouli c'è sempre, per dare appunto probabilmente questa nota speziata, orientaleggiante. Se viene messo in dose troppo elevata mi dà fastidio. Io avevo degli ottimi patchouli fino a qualche anno fa, li ho venduti tutti e due perché ho provato a usarli. Mi sentivo a disagio con me stessa perché poi erano patchouli molto persistenti e sto parlando del patchouli dell'erbolario e il patchouli antique patchouli di non so più che mai, Maison, però li ho venduti perché proprio non erano patchouli che facevano per me. Infatti il patchouli dell'erborario lo usa la mia amica Betty, è contentissima perché lei adora quella fragranza e io sono contenta per lei perché così me ne sono liberata. Una fragranza che ho al patchouli che adoro pazzamente è il mitico Lord of Misrule di Lush. Lord of Misrule è ispirato alla storia di questo signore che quando andò in disgrazia dovette vivere 10 anni, se non mi sbaglio, in una cisterna, però non sono sicura della storia. La storia la si trova, esiste, e questo profumo è dedicato a questo signore. È un profumo buonissimo, che ha questo patchouli molto potente, però è anche un po' addolcito, mi sembra che ci sia un po' di vaniglia, mi sembra che ci siano delle spezie. È proprio il mio profumo, il profumo che io adoro follemente. Lo uso di rado proprio perché c'è il patchouli, però quando lo uso mi fa stare bene con me stessa. L'ho usato a una serata qualche mese fa in centro a Milano all'inaugurazione di una mostra di quadri di una nota ex soubrette televisiva. Ho conosciuto dei VIP, ho fatto le foto con loro e indossavo questa fragranza che era proprio adatta allo scopo. Profumo insolito, veramente non mi ricorda nient'altro di questo genere. E è una fragranza che veramente mi piace tantissimo, però
Devo usarla a piccole dosi proprio perché il patchouli è una di quelle note che suscita un po' in me amore e odio. Poi, dopo la tuberosa e il patchouli, c'è una nota che dà fastidio a molte, molte persone perché è una fragranza che secondo me o la si ama o la si odia, e parlo della vaniglia. La vaniglia io la adoro in tutti i suoi, in tutte le sue forme, speziata, gourmand, talcata, mescolata, vaniglia floreale, vaniglia dolce, vaniglia fruttata. La vaniglia per me ci deve essere sempre, soprattutto in inverno, perché mi scalda, mi coccola, mi fa star bene, mi tira su di morale. Insomma, è una vaniglia, la vaniglia per me è proprio il... Mai senza, ecco, c'è un termine tecnico che non mi viene, che è mai senza. Allora, vi parlo di questa, che è una delle migliori vaniglie che io ho, che è la vaniglia della farmacia del Cinghiale di Firenze, forse ve ne avevo già parlato. È una vaniglia low cost, veramente spettacolare. L'ho spruzzata oggi su questo polso. È una vaniglia che sa un po' di budino. Io non riesco a considerarla gourmand perché ci sento qualcosa di floreale e di speziato. Però magari si può mescolare a qualche altra vaniglia, a qualche altro fiore, si può andare da sola. Ha una persistenza discreta e comunque la boccettina così simpatica, piccola, può stare in borsetta. Su di me 4-5 ore le fa e io amo follemente questa vaniglia, come tante altre vaniglie che ho, per esempio la vaniglia piccante dell'erbario toscano, che è una vaniglia super speziata, con dentro l'incenso, balsamica perché contiene aghi di pino, contiene l'eucalipto. È una vaniglia unisex questa, che però è molto più elaborata di questa. Questa è proprio la classica vaniglia che può andare bene per qualsiasi età. Ed è veramente una coccola, da usare sempre, giorno, sera, pomeriggio, insomma. A me piace, fare layering con questa vaniglia e con un bell'incenso puro. Un bell'incenso puro mescolato a questa vaniglia è proprio il top. Parlando appunto dell'incenso, l'incenso è un'altra nota che dà tanto, tanto fastidio a molte persone. È una nota che io amo pazzamente. Che però a me piace l'incenso liturgico, proprio quello che si sente nelle cripte delle chiese. E cerca di qui, cerca di là, ho trovato degli incensi meravigliosi, anche quest'anno ho preso un altro incenso, ma il miglior incenso che io ho, proprio in assoluto, ed è un incenso liturgico persistente. L'ho utilizzato anche insieme a questa vaniglia, è l'incenso delle chiese di Roma di Laura Tonatto. Questo profumo l'avevo già descritto nel mio video passato degli incensi. Questo è il classico incenso che sentite quando entrate nelle cripte delle chiese o ai funerali, in certe messe liturgiche. È proprio incenso puro e semplice. A me piace da impazzire anche in estate perché è un incenso freddo, è un incenso senza intrusioni di vaniglia o di fiori, come può essere quello del Mercante di Venezia, che adoro anche lui. Però quello è un incenso ricco di spezie e di vaniglia che è più portabile. Questo è un incenso puro, è l'olibano, che è proprio l'incenso che usano nelle chiese. Infatti si chiama incenso delle chiese di Roma. Fragranza non facile da portare perché effettivamente io sto cercando da mezz'ora il formato di questa boccetta che non trovo, dovrebbe essere un 30 millilitri. Però ecco, chi ama l'incenso, questo insieme al Casbah di Robert Piguet e insieme a Sacreste di Laboratorio Olfattivo di Luca Maffei sono i tre incensi top liturgici della mia collezione. Ovviamente l'incenso a molte persone dà fastidio, quindi attenzione a quando lo si indossa e in quale occasione lo si può indossare.
Un'altra nota che può dare veramente tanto fastidio, me compresa, è si torna a parlare della mandorla. La mandorla, quando penso al profumo alla mandorla che non mi piace, è quello di appunto Hypnotic Poison di Dior, perché questa mandorla è veramente una mandorla esagerata, stucchevole, fastidiosa, antipatica, una mandorla che non mi piace, mi fa stare alla larga, mi nausea, mi stomaca, insomma. Però ho trovato un profumo con la mandorla che mi piace da impazzire. Quindi questa forse è l'unica mandorla che ho anche altre fragranze contenenti la nota della mandorla, che però è molto più sottotono, quindi si sente un po' meno. Invece in questo White Star di Monolab la mandorla è proprio la protagonista. Oltretutto questa è un estratto di profumo, quindi ha persistenza, ha durata, potete vedere anche dal colore, proprio cioè quasi medicinale. La mandorla la fa da protagonista, dopodiché dopo qualche ora diventa talcata e un po' polverosa. E questa è un'altra fragranza indolica che può veramente dare fastidio. A me piace tantissimo, mi dicono le mie amiche che ricorda molto un profumo di Montale che si chiama Mucalat, non so se si pronuncia così, io non ce l'ho perché lo hanno usato quest'estate, ma a me non lo ricorda per niente, perché questo Mucalat ha anche un sentore di fragola che non mi piace. Anche la fragola non mi piace, infatti non ho profumi alla fragola. Però questo ha una mandorla veramente molto 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 protagonista ed è un estratto di profumo che dura veramente giorni e giorni e giorni, ne bastano però pochi spruzzi. Parlando di frutti di bosco, io non ho profumi ai frutti di bosco ed è questa un'altra delle note che non sopporto proprio, non mi piace, mi dà fastidio. Infatti nel profumo La Vie è Belle, secondo me ci sono dei frutti di bosco o della fragola che me lo respinge, proprio me lo respinge. Altra nota che può dare molto fastidio sono le note terrose, o le note animaliche. Allora, fino a qualche tempo fa io amavo le note terrose e animaliche, ho avuto dei profumi, ne ho ancora. Però stanno iniziando a scemare dalla mia mente perché mi sto orientando verso fragranze differenti, infatti sto facendo proprio questo viaggio, no, olfattivo e sto cambiando idea su alcune note. Me ne è rimasto uno che è una pietra miliare della profumeria da tantissimo tempo, che è Joy di Jean Patou, che è questo qua. Questo sicuramente è stato riformulato. E devo dire, io ho preso il 30 ml perché è una fragranza particolarissima. È un floreale super terroso e super animalico. Molti dicono che è il profumo dedicato ai matrimoni che lo usano le spose. Io non riesco ad abbinare questa fragranza a un matrimonio. Cioè, se io mi avvicinassi a una sposa con addosso questa fragranza, mi allontanerei. A me piace, la indosso ogni tanto, però è particolarissimo. I primi minuti, le prime mezz'oretta è molto animalica e molto terrosa, poi iniziano a spuntare i fiori e lo rendono quel capolavoro che è da tantissimi, tantissimi anni. Adesso non ho sott'occhio la data dell'uscita, però se non mi sbaglio, Joy di Jean Patou è uscito negli anni 20 o negli anni 30, non vorrei dire una cavolata, ma devo andare a controllare. E oggi ovviamente non vi leggo tutte le note perché altrimenti, come dicevo prima, rimarremo qua fino a domani. Allora, qual è un'altra nota che può dare tanto fastidio a chi non è amante di quella nota? La nota della rosa, perché nonostante la rosa sia questo fiore così amato, romantico, senza tempo, utilizzato in tantissime fragranze fin dalla notte dei tempi, è la rosa. Rosa che io fino a qualche mese fa proprio non volevo neanche sentirne parlare perché mi dava veramente tanto fastidio la fragranza della rosa pura e semplice. Però fortunatamente o sfortunatamente ultimamente la rosa va tanto di moda nelle fragranze e
Ho scoperto due fragranze che contengono la rosa, e ma ne ho altre, anche di Montale, anche di Mansera, che hanno la bella rosa. Però vi parlo di due fragranze alla rosa che mi piacciono veramente tanto. Una è questa low cost di Herborario e si chiama Marshmallow, oppure Altea, non ho capito come si chiama, ha due nomi. Altea Marshmallow. È una rosa carina, senza troppo impegno, non è molto impegnativa. Mi hanno detto che assomiglia tanto al Delina Parfum de Marly, ma io non conosco quella fragranza. Questa è una bella rosa, allegra, diciamo così, spensierata, leggermente acquatica. Io non amo le note acquatiche, e infatti non vi parlerò di profumi acquatici perché non sopportandoli non li ho. Ne avevo uno che sono riuscita a vendere. Questa è leggermente acquatica, però è una rosa dolce, non è opprimente, perché di solito la rosa a me opprime un po'. È una bella rosa dolce, allegra, non troppo impegnativa, secondo me, da portare un po' sempre, un po' un passepartout di giorno, di sera, anche per fare un regalo senza troppo impegno a qualcuno che ama la rosa, perché comunque la rosa è proprio la protagonista di questa fragranza. Io la consiglio a chi ama la rosa. La prima volta che l'ho sentita non mi piaceva, poi però nei giorni seguenti mi tornava alla mente questa fragranza particolare. Allora l'ho acquistata e adesso sono contenta di utilizzarla perché c'è questa rosa dolce che non mi dà fastidio. Un'altra rosa molto 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 buona, di cui vi ho parlato qualche giorno fa, è Smirna di Le Couvent des Mille Minimes, che sarebbe questo convento di monaci francesi. Questa confezione super gotica che io adoro. Tutta nera la boccetta, tutta nera la scatola, un profumo un po' da strega, e si chiama Smirna perché è dedicato appunto alla città di Smirne in Turchia e la protagonista è la rosa turca. In questo caso parliamo di una rosa completamente differente dalla marshmallow. È una rosa molto drammatica, molto misteriosa, notturna, quasi pensierosa, molto mistica, molto gotica. È un profumo, ecco, lo trovo un profumo molto gotico, veramente buono, per chi ama la rosa. Qui c'è proprio la rosa protagonista insieme ad altre spezie, ci sono altre note che non ricordo. Se vi piace la rosa, veramente dategli un'opportunità, perché qui la rosa è veramente protagonista e molto molto tenace e persistente. Allora, una fragranza che viene amata e viene odiata è questo stravagante profumo che si chiama Putain de Palace. Allora, Putain de Palace, che mi fece sorridere la prima volta che lo sentii nominare da Loretta o da Patrizia, non mi ricordo, saluto entrambe comunque. Putain de Palace, cosa mi ha evocato in me, ovviamente? Una cortigiana del Settecento con indosso questi abiti meravigliosi, tutte imbellettate, tutte incipriate con queste parrucche, insomma, la classica prostituta di palazzo, perché le cortigiane comunque quello erano, no? Erano dame di compagnia e sollazzavano nelle notti del signore del castello o dei suoi cavalieri, diciamo così. Grande Palace, o lo si odia o lo si ama. Addirittura appare che la prima versione di Putain de Palace volesse rappresentare così bene le cortigiane che, oltre ad avere questa nota di violetta talcata, sul fondo avesse una nota di sudore, cosa che anche no. Poi deve essere stato riformulato, la nota di sudore pare che sia stata tolta e da lì ne ho sentito parlare meglio. Allora ho voluto provarlo, mi sono procurata un campioncino e ho detto o la va o la spacca, perché è una fragranza di quelle che o la si ama o la si odia. Io l'ho amata subito, l'ho acquistata usata da una ragazza che me l'ha venduta per poco e mi piace tantissimo.
È una fragranza che sa di violetta calcata. Non ha assolutamente su di me, grazie al cielo, un sentore di sudore, di pelle sudata, fortunatamente, anzi, è una fragranza molto pulita. E mi fa veramente pensare a queste cortigiane del Settecento con i loro ventagli, nei loro castelli, con questi abiti meravigliosi. E questa è una fragranza che ai tempi, quando uscì, dava veramente tanto fastidio per questa nota finale. A me piace, io ce l'ho, sono contenta di averla. Questa è una. Mi sono rimasti circa. Sì, sono rimasti circa 40 millilitri. La uso di rado perché comunque è una fragranza invernale. D'estate non uso i profumi talcati assolutamente. Però mi piace averla, mi piace ogni tanto usarla così anche di giorno. Però ecco, Petit Palace è una di quelle fragranze che può veramente, o ai tempi perlomeno, ha dato veramente tanto fastidio. È una cosa curiosa il nome perché proprio mi piace l'idea. Allora, qual è l'altra nota che può veramente dare fastidio in una fragranza? Che va tanto di moda in questo periodo, è la nota dell'oud. L'oud è un'altra nota che o la si ama o la si odia. Io amo l'oud in tutte le sue sfaccettature. Questo è Oud Save the Queen. Salutiamo la nostra regina Elisabetta che ci ha lasciati. Questo è di Atkinsons ed è un profumo meraviglioso, l'oud. Quasi tutti i profumi di Montale e di Mansera contengono l'oud, molte fragranze che ho contengono l'oud, a me l'oud piace tantissimo. Qui c'è un oud veramente spiccato che proprio spazza tutto il resto, però a me piacciono anche tanto gli oud mescolati soprattutto con l'incenso e con la vaniglia. Questo è un profumo high cost di nicchia, quindi lo lasciamo da parte. Voglio parlarvi di una fragranza all'oud low cost che si trova su Notino, un profumo arabo che trovate a meno di 10 euro quando trovate la settimana giusta, che è questa boccettona pesantissima di metallo, veramente questa è una bottazza. L'ho provata ieri sera e ne sento ancora la sua scia qua sul braccio e si chiama, non me ne vogliono gli arabi ma non conosco bene l'arabo, si chiama Dahab Safi, il brand è Bahit Bakur, è buonissimo, ricorda molto le fragranze di Montal. Però questo ha un costo decisamente inferiore. Quindi, se amate le fragranze di Montal contenente l'oud, in questo c'è una bellissima rosa talcata mescolata all'oud, alla vaniglia, e c'è una bella nota nel dry down al cioccolato. Quindi, io dico attenzione, attenzione, non perdetevi questa fragranza se vi piacciono. Queste fragranze meravigliose, super pompose, super persistenti, a meno di 10 euro. Quindi, per chi ama l'oud, se non sopportate l'oud, lasciate stare, perché qui l'oud c'è, si sente, in testa, nel cuore, nella coda, e ripeto, dura veramente tanto. Ieri sera l'ho messo, stamattina e adesso anche, che sono le 16, ce l'ho ancora che mi arriva. Quindi, attenzione, attenzione. Allora, parliamo di note aldeidate. Le aldeidi possono dare fastidio, perché ci sono molte persone che se il profumo contiene le aldeidi non lo acquistano. Io amo le aldeidi, quindi ho parecchi profumi che contengono la nota aldeidata. Per prenderne uno a caso, molti mi hanno detto che non è aldeidato, per me è molto aldeidato, e vi parlo del mitico First di Van Cleef & Arpels. Van Cleef & Arpels è una notissima brand di gioielleria, prevalentemente produce diamanti, diamanti che provengono dal deserto del Nahib, che si trovano in Sudafrica.
Allora, io sento questa fragranza super lussuosa, super femminile, elegantissima, con molte aldeidi. Io non lo so se questa fragranza è amata o odiata, io la adoro e non posso farne a meno, la metto quando ho voglia di aldeidi. Quando voglio sentirmi questa nota di saponetta pulita, di fiori. Si sente anche qui una bella violetta, però ecco, la nota aldeidata è un'altra nota che a molte persone dà fastidio. Quindi anche questa, secondo me, è una fragranza che va ben dosata, dosata nel senso vero e proprio della parola, che è anche molto persistente, perlomeno io parlo di First, ci sono mille milioni di fragranze aldeidate che hanno meno persistenza. Questa è veramente molto persistente. Allora, ho ancora due fragranze di cui parlarvi. Stiamo superando la mezz'ora, ma ve l'avevo detto fin dall'inizio che era un video lungo. Il gelsomino che io amo pazzamente, follemente, lo uso tutto l'anno, è una nota che può dare fastidio. Soprattutto questo gelsomino qui, che è niente proprio di meno che Last di Lush. Torniamo a parlare di Lush. Allora, questo è un gelsomino super indolico, super potente, super persistente. Indolico nel senso che contiene una nota animalica, quasi stercale, diciamo così, che lascia perplessi appena lo si annusa, perché io così, quando faccio le mie interviste, diciamo così, alle persone che ho nel mio gruppo o in altri gruppi, per quest'estate volevo un gelsomino con la G maiuscola e tutti mi hanno consigliato Last, che significa erotico, se non mi sbaglio. L'ho ordinato a un ottimo prezzo dal sito Lush. E molti mi dicevano: stai attenta perché è molto indolico, quindi aspetta qualche mezz'oretta prima di giudicarlo. Io l'ho visto arrivare, ho visto il colore meraviglioso, io amo questi colori ambrati, l'ho spruzzato e mi sono detta: ma che cavolo sono andata a comprare? Che cavolo sono andata a comprare? Perché questa nota indolica dà fastidio veramente tanto. Ma lo splendore che poi ne è uscito dopo circa un quarto d'ora, perché la nota indolica passa fortunatamente in fondo, all'ultimo piano, diciamo così, e ne esce un gelsomino notturno di quelli che d'estate invadono le nostre stanze. Io qua di fronte ho una siepe di gelsomino che nelle notti d'estate mi inebria la casa, cioè, e questo è proprio il classico gelsomino che sono felicissima di avere, l'ho usato qualche volta. Altro profumo a cappa, complimenti, ha una scia di chilometri e chilometri, un gelsomino di quelli magistrali, veramente buoni. Una fragranza che gli assomiglia molto e che ho in vendita è il Just Jack, che si chiama Scarlet. L'ho messo in vendita proprio perché assomiglia tanto tanto a questo, e siccome ero in vendita di gelsomini, l'ho preso, però l'ho usato una volta sola, quindi se anche di quello siete interessati, mi potete contattare tranquillamente. Quindi il gelsomino può essere amato o può essere odiato. E adesso parliamo dell'ultima nota, perché poi così la finisco qui, di una nota che può veramente dare fastidio, che è la nota liquorosa, la nota cosiddetta boozy. Allora, io amo la nota liquorosa e mi sono procurata, non so se ve ne avevo mai parlato, forse no, questo Angel's Liquor di Amira, che fa queste fragranze in queste bellissime boccette. Sì, forse ve ne avevo parlato. Pesantissima la boccetta, un 100 ml di estratto di profumo. E qui sembra di spruzzarsi addosso del cognac, del brandy, contiene l'oud, contiene il tabacco, c'è la cannella, c'è la vaniglia. Questo è un profumo unisex, quasi più maschile che femminile.
Io lo amo pazzamente, però molte persone non sopportano le fragranze liquorose. Quindi anche qui dovrò ben bilanciarlo, magari mescolarlo. È buonissimo, ragazzi. È stranissimo. È stato indicato come un qualcosa che gli assomiglia di nicchia, che però non lo so. Io ho preso questo, mi è piaciuto, hanno anche un costo molto abbordabile. Il brand è Amira. Questo è Liquor Angels, anzi Angels Liquor, quindi angeli liquorosi o liquore d'angelo forse suona meglio. Quindi abbiamo parlato di note che possono dar fastidio, ma che possono farci innamorare. Questo è stato un video lungo che però era un po' che volevo fare perché ci tenevo tanto, per fare qualcosa un po' di diverso. Quindi 35 minuti passa di video, sono lunghi, se l'avete visto tutto vi faccio i miei complimenti, nonostante i miei strafalcioni. E che dire, vi ringrazio per avermi seguiti, seguitemi sempre se vi fa piacere, datemi pure tutti i vostri consigli che volete, purché siano costruttivi. E basta, vi ringrazio, continuo ad augurarvi una buona settimana e vi do appuntamento al prossimo video. Da Antonella è tutto, un bacione, ciao!